Mister, una gara sofferta, ma poi una gioia che ripaga di tutte le sofferenze odierne e penso anche passate che ci sono state fino a questo momento. Sì, avevo detto ai ragazzi che la partita immaginavo fosse non sicuramente bella perché la posta in palio era alta, sarebbe stata spigolosa, molto spigolosa, così è stata, i ragazzi sono stati bravi, addirittura siamo andati sotto, grande reazione. E mi dai l'occasione perché voglio veramente ringraziare tutti i ragazzi, tutti ad uno perché sono stati magnifici. Non voglio essere ripetitivo e banale come fanno tutti nelle interviste, ma credetemi, questa è una cosa che è inimmaginabile, una fatica enorme. Siamo partiti a dicembre con 15 punti, 15 punti sono pochissimi. Abbiamo fatto una rincorsa memorabile e oggi il giusto premio. Possiamo dire però, a parte per l'appunto la squadra, che questa è anche la salvezza soprattutto di Montani, perché da quando sei arrivato qualcosa è cambiato. Questo lo lascio giudicare agli altri, ti ringrazio per l'apprezzamento, ma io non mi sono mai giudicato e mai mi giudicherò, questo lo lascio dire agli altri. Io ho lavorato sodo tantissimo, sono arrivato a dicembre che c'erano tante difficoltà, una squadra che aveva cambiato 5-6 giocatori e l'allenatore, quindi bisognava ricostruire tutto da capo con 15 punti nel bagagliaio che sono pochissimi. I ragazzi, ecco, festeggiano, sono contentissimo perché hanno fatto una rincorsa incredibile, abbiamo sfiorato il sogno addirittura direttamente, non ci siamo riusciti, ma l'abbiamo fatto oggi ancora più bello. Hai mai pensato di poterla perdere quest'oggi, questa Serie D? Guarda, non voglio sembrare presuntuoso, ma ero molto fiducioso, perché in settimana avevo visto i ragazzi veramente concentrati, ma con la giusta serenità, perché così avevo predicato. Gli isterismi, i patemi d'animo non sarebbero serviti a nulla. E quindi ero molto ottimista. Temevo il contraccolpo di San Marino, infatti la settimana dopo è stata pesantissima, per fortuna che sono passate 2 settimane, abbiamo avuto modo di ricaricarci, ho dato loro 3 giorni liberi e quando sono tornati martedì, io li conosco bene, ho capito che c'erano buonissime possibilità. Senti, indiscrezioni dicono che dopo il KO a San Marino la squadra ti abbia particolarmente difeso e praticamente mantenuto in panchina, cosa c'è di vero? Questo dovete chiederlo alla società, io non lo so, questo lo sento da te per la prima volta, io penso soltanto a lavorare, a fare quello che mi piace sul campo, le altre cose sono chiacchiere da bar. Vorresti rimanere a San Nicolò? Guarda, 4 mesi faticosissimi, io domani mattina vado in agenzia, vado a prenotare un bel viaggio, e voglio ringraziare il presidente Di Giovanni che mi ha dato questa possibilità a dicembre, che ha pensato a me, so che ci potrebbero stare dei progetti importanti per il San Nicolò, auguro al presidente e a San Nicolò il meglio possibile per il futuro e tutto quello di meglio che possono avere.